Oh, il mio fidanzato mi avesse fatto mai un complimento del genere, cioè ti ringrazio troppo in anticipo. Cioè, Schliemann non sarebbe d'accordo con te, ma lo credo bene. Cioè, io ti ringrazio, ma lo so che non sarebbe d'accordo con me, ma diciamo che non sono d'accordo neanch'io con ciò che ha fatto Schliemann. Allora, stiamo facendo dei paragoni assurdi, perché io sono una donna del XXI secolo, laureata in archeologia classica, che è un corso di laurea all'interno di un sistema accademico. Quindi Schliemann è un uomo dell'Ottocento che ha letto a un certo punto della sua vita da piccolino l'Iliade e ha deciso che l'obiettivo della sua vita sarebbe stato quello di trovare la città di Troia. Ora tu capisci bene che c'è un abisso tra quello che ho fatto io, quello in cui credo io e quello che ha fatto Schliemann. Io lo so che la radice è quella dell'archeologia, ma oggi l'archeologia è una scienza. Cioè, oggi, oltre allo studio, accanto allo studio delle fonti letterarie, tutte le tipologie di fonti, diciamo, scritte, c'è lo studio presuntuoso, arrogante della testimonianza materiale. La cultura materiale è al centro dell'interesse dell'archeologia. Ci tengo a sottolineare che negli ultimi decenni l'archeologia si è aperta a nuove discipline. Oltre all'antropologia culturale che io cito sempre, ma si è aperta la chimica e la chimica applicata ai beni culturali è qualcosa di stupefacente perché da un frammentino piccolo così, apparentemente insignificante, noi oggi grazie alla chimica applicata ai beni culturali possiamo scoprire il giacimento originario e questo sapete che vuol dire? Vuol dire che possiamo studiare le tratte commerciali, gli scambi commerciali, il commercio. Schliemann è un uomo del suo tempo che ha trovato il cosiddetto tesoro di Priamo e lo ha fatto indossare alla moglie. Schliemann è un uomo sì che ha trovato la città di Troia, ma allo stesso tempo per cercare la fase più antica ha distrutto le fasi più moderne, quelle meno antiche, di fatto distruggendo moltissime informazioni. Quindi noi dobbiamo sempre contestualizzare, sempre. Tra l'altro tu mi scrivi, per fare nuove scoperte è necessario anche muoversi all'atria del discorso accademico. In che senso? No. No, no, no. Chi può parlare se non chi è dentro l'accademia, chi ha le competenze per poterlo fare? Chi è di fatto un ricercatore scientifico? Hancock che cerca Atlantide, anche Schliemann cercava Atlantide, straordinario. Alla fine tu mi parli di fare grandi scoperte. In realtà l'archeologia del XXI secolo parla di relazioni tra accademici, tra le varie università, per trovare risposte o interpretazioni nuove a problemi del passato che possono aiutarci nel presente e nel futuro. Questa è l'archeologia.